Ciao a tutti e bentornati o benvenuti se siete nuovi. Non dimenticate di iscrivervi al mio canale per non perdere il prossimo video. Oggi andremo a realizzare questa borsa qui, è un secchiello mini, mascia, lavorato con una fettuccia similpelle che potete acquistare da accessorielli. It. Ecco, questi sono i materiali che servono per realizzare la borsa che avete visto nell'anteprima. Questi materiali sono da accessorielli.it. Abbiamo qui la fettuccia similpelle, due rocche, la catena per la tracolla, un manico e due uncinetti 5.5 e 6.5. Queste sono due misure che utilizzeremo, un marcapunto. Ora passiamo al tutorial. Prendiamo l'uncinetto 5 e mezzo e la fettuccia. Facciamo l'anello magico. Entriamo così e facciamo una catenella. Entriamo qui e lavoriamo una maglia bassa. Entriamo qui e lavoriamo una maglia bassa. Entriamo qui e lavoriamo una maglia bassa. Abbiamo fatto 8 maglie basse. Arrivando qui, chiudiamo con una maglia bassissima. in questo modo. Tiriamo bene questo qui. Ora una catenella. Entriamo nel primo punto. E lavoriamo 2 maglie basse. Entriamo qui e lavoriamo 2 maglie basse. Entriamo qui, 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 2 maglie basse. Arrivando qui chiudiamo con una maglia bassissima. Una catenella. In questo lavoriamo una maglia bassa. Nel successivo lavoriamo 2 maglie basse. Nel successivo una maglia bassa. In questo 2 maglie basse. Quindi dobbiamo andare a ripetere una maglia bassa, 2 maglie basse, una maglia bassa, 2 maglie basse, fino ad arrivare alla fine del giro. Arrivando alla fine del terzo giro, chiudiamo qui con una maglia bassissima. Una catenella, si può anche chiudere con un altro metodo, per ora lavoro così.
In questo lavoriamo una maglia bassa, nel successivo una maglia bassa, nel successivo due maglie basse. Di nuovo lavoriamo una maglia bassa e due maglie basse. Quindi in questo giro dobbiamo lavorare una maglia bassa in questo punto, una maglia bassa e poi due maglie basse. Quindi una maglia bassa, una maglia bassa, due maglie basse. Dobbiamo ripetere così fino ad arrivare alla fine del giro. Ho terminato di lavorare questo giro, arrivando qui chiudiamo con una maglia bassissima, una catenella, rientriamo qui e lavoriamo una maglia bassa, rientriamo qui una maglia bassa, rientriamo qui una maglia bassa, in questo due maglie basse, quindi dobbiamo lavorare in questo giro 1, 2 e 3. Nel quarto punto, 2 maglie basse nello stesso punto, così. Di nuovo lavoriamo una maglia bassa, una maglia bassa. Due maglie basse. Quindi continuiamo così fino ad arrivare alla fine del giro. Arrivando a questo punto, chiudiamo con una maglia bassissima e andiamo a lavorare una maglia bassa in ogni punto senza aumentare. Quindi facciamo una catenella, rientriamo qui e andiamo a lavorare una maglia bassa in ogni punto. Continuiamo così fino ad arrivare alla fine. Ho terminato di lavorare il giro, però andiamo a fissare questo filo perché man mano che lavoreremo ora la borsa crescerà e sarà un po' difficile a sistemare questo. Quindi vado con il filo e vado a chiudere. In questo modo e così copriamo anche questo buco qui bene. Vedete qui il buco è chiuso. Ora riprendiamo, chiudiamo in questo modo facciamo una catenella, in questo lavoriamo una maglia alta, in questo lavoriamo una maglia alta, andiamo a lavorare una maglia alta in ogni punto fino alla fine del giro. Ho terminato di lavorare questo giro di maglie alte, arrivando qui chiudiamo
con una maglia bassissima, una catenella, carichiamo il filo, entriamo qui e lavoriamo una maglia alta, carichiamo il filo, entriamo qui e lavoriamo una maglia alta, carichiamo il filo, saltiamo questa, entriamo qui e lavoriamo una maglia alta, carichiamo il filo, entriamo qui e lavoriamo una maglia alta, saltiamo questo, in questo una maglia alta, carichiamo il filo, in questo una maglia alta, continuiamo a lavorare così fino ad arrivare alla fine del giro. Ho terminato di lavorare questo giro di maglie alte incrociate, arrivando a questo punto chiudiamo con una maglia bassissima, una catenella, andiamo a lavorare una maglia alta qui, e torniamo e lavoriamo una maglia alta qui, di nuovo carichiamo il filo, andiamo a lavorare una maglia alta qui e una maglia alta qui, carichiamo il filo, entriamo qui e lavoriamo una maglia alta qui e una maglia alta qui, quindi continuiamo così fino alla fine del giro e dobbiamo lavorare altri giri per avere l'altezza desiderata. Vi lascerò scritta l'altezza desiderata della borsa. Ho terminato di lavorare un po' di giri. Ora ho fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Arrivando qui dobbiamo chiudere con una maglia bassissima qui, una catenella, e andiamo a lavorare una maglia bassa in ogni punto. Quindi entriamo qui e lavoriamo una maglia bassa, entriamo qui e lavoriamo una maglia bassa, entriamo qui e lavoriamo una maglia bassa. Dobbiamo andare a lavorare una maglia bassa in ogni punto fino ad arrivare alla fine del giro. Ho terminato di lavorare il giro di maglia bassa, arrivando a questo punto tagliamo il filo e andiamo a chiudere in questo modo. E poi lo fissiamo all'interno. Ecco, il nostro secchiello è pronto. Potete decorarla come volete a questo punto, mettere il manico rotondo semplice, mettere il manico così come volete. Qua è una base, cioè è un secchiello normale, si può decorare come uno vuole. Ora andrò a fare due corda per chiuderla in colore dorato, ve lo faccio vedere, e poi la decorazione e la chiusura per la borsa. Con l'uncinetto numero 6,5 e la fettuccia metallica dorato vado a lavorare 75 catenelle.
Ho terminato di lavorare 75 catenelle, tagliamo il filo e dobbiamo fare un altro uguale a questo. Ecco, ho inserita la corda alla borsa. Come vi avevo detto, ho fatto due. L'ho inserito qui, quindi potete inserirla come volete, o a uno o a due, e poi si chiude così. Ora dobbiamo andare a fare la fascia di chiusura, che possiamo anche utilizzare sia come manico sia anche come la chiusura della borsa. Prendiamo l'uncinetto 5 e mezzo, prendiamo il filato, andiamo ad avviare 5 catenelle. E andiamo a lavorare una maglia bassa in ogni catenella, una maglia bassa in ogni catenella, arrivando qui facciamo una maglia bassa, non andiamo a fare una catenella, giriamo direttamente e lavoriamo una maglia bassa in questo punto, una maglia bassa qui, una maglia bassa qui e una maglia bassa qui. Giriamo senza fare la catenella, entriamo qui e lavoriamo una maglia bassa in ogni punto. Giriamo senza fare la catenella e lavoriamo una maglia bassa in ogni punto. Continuiamo così fino ad avere un po' di centimetri, che vi lascerò scritta qui sopra, e poi faremo delle assole per il bottone. Ho lavorato 18 righe, arrivando a questo punto giriamo e lavoriamo una maglia bassa qui e facciamo 2 catenelle e saltiamo 1 e 2, nell'ultimo lavoriamo una maglia bassa, giriamo, lavoriamo una maglia bassa qui, giriamo, lavoriamo una maglia bassa qui, una maglia bassa in questa catenella e una maglia bassa in questa catenella e una maglia bassa in questo punto qui. Giriamo e lavoriamo una maglia bassa, una maglia bassa, una maglia bassa, una maglia bassa qui. Giriamo e lavoriamo una maglia bassa qui, una maglia bassa qui, una maglia bassa qui e una maglia bassa qui. Giriamo e lavoriamo una maglia bassa qui, una maglia bassa qui, una maglia bassa qui e una maglia bassa qui. Giriamo e lavoriamo una maglia bassa qui. Lavoriamo una maglia bassa qui e facciamo 2 catenelle, 1 e 2,
saltiamone due nell'ultimo, lavoriamo una maglia bassa, giriamo e lavoriamo una maglia bassa qui, una maglia bassa qui, una maglia bassa qui, e una maglia bassa nell'ultimo punto. Giriamo e lavoriamo una maglia bassa qui, una maglia bassa qui, una maglia bassa qui e una maglia bassa qui. Giriamo e lavoriamo una maglia bassa qui, una maglia bassa qui, una maglia bassa. E una maglia bassa qui. Giriamo. Entriamo qui, una maglia bassa, una maglia bassa, una maglia bassa e una maglia bassa qui. Arrivando qui, giriamo, saltiamo questo, in questo lavoriamo una maglia bassa, in questo una maglia bassa e tiriamo il filo, e così abbiamo terminato la nostra fascia. Ora andiamo a bloccare questo filo di dietro, ecco, lo sto fissando qua di dietro. Andrò a inserirlo qui. Con il cordino vado a cucire la fascia qui, la posiziono all'interno in questo modo e vado a cucire . Ecco, ho terminato di cucire la fascia. Ora dobbiamo andare a posizionare qui per cucire il bottone. Passiamo il filo così. Prendiamo il bottone e passiamo così. Allegarlo di dietro.
Potete anche cucirla con l'ago per fissare bene il filo. Andrò a tagliarlo. Sì, poi lo sigillo bene. Ora vedete, abbiamo già il primo e chiude così. Vedete, possiamo anche inserire questo manico qui per portarla con il cerchio. Vedete, si può lasciare questo, si può anche togliere, ok? Si può anche portare solo così. Quindi questi sono vari modi per portare la borsa. Si può anche togliere questo, portarlo solo con questo. Si può anche fare passare che questo così per coprire inserendo il bottone in questo modo, o nella prima assola o nella seconda, quindi come volete. Si può anche portare così la borsa togliendo questo. Ecco, vi ho dato vari spunti per poter portare questa borsa. Spero che il video vi piaccia. Non dimenticate di condividere il video. Alla prossima, ciao.